po' di siringhe, un telefono. Qua dietro ci potrebbe essere qualcos'altro, forse qua no. No? Cosa ho preso? Ho preso qualcosa, se è una torcia? Ce l'ho già, cos'è? Una pila? C'è tipo un cilindro, non so, boh. Mi sa che era un fusibile per questo. Usalo. One fuse missing. Era un fusibile. Sì, è vero, la camminata assomiglia vagamente a Welcome to the Game. Boom. Forse l'altro lato qua. Dobbiamo ripristinare la corrente, perché siamo delle brave persone e dobbiamo... Stay away from me, or I'll rip your throat out. Non siamo... La freccia proprio. Brutta che sei, ammuffita. C'ha la capa marcia. Zeb, di quel gioco del deep web, non ricordo il nome. Welcome to the Game si chiama. Ah, Sad Satan. Ah, ma nemmeno. Sad Satan, dai, era molto più semplice. I'm Albi, grazie del trimestre. E scompare. Find main switch. E la luz è molto... Io vi darei, gli tiro una martellata sul groppone e lo rendo più intelligente. Aspetta qua. Devo trovare un altro fusibile. Devo trovarne un altro, ragazzi. Uno solo non basta. Era Alfio. Ora è Elio Sterconi. Mi sa che era Elio Sterconi quello. Ma abbiamo già contro. No, ma non è qua. Vedrai che... Aspetta, ma hanno richiuso qua. Sì, è. Legge il giornale attraverso la... Ah! Vedi? Che brontosauro. L'ho trovato a culo lì, Ho guardato solo perché ho visto lo sportello richiuso, ma incuriosito, e ho trovato il fusibile di conseguenza. Bene. Boom, pa, pa, boom, pa, pa. Danny the Dange. Apprezzo il quasi anno intero, 11 mesi. Eccomi qui, caro Zebone, quasi un anno di profumo, di fierezza, di beatitudine, di orgoglio. Bene. Ciao Stormix War. Non trovavo la tua live in nessuna categoria, poi ho fatto ricerca manuale. Perché games più demos. Per quello, capito? Questa è una categoria che porta poco. È una categoria da fame nel mondo, da povertà estrema. No. Come fail. Sì. No. 14 14. Ma che, sì, per quella ruga sul muro. Ma te che sta a scherzare? I codici sul muro. Beh, saranno sul muro da qualche parte. Da qualche parte. Vedrai. Pum, pa, pa, pum, pa, pa. 3 6 3 9. Easy rect. Era scritto sul muro. Pa-pum, pa-pa. Vabbè, ma è facile così. Dicevo io. Ah, un altro.
gem. Il muro! C'è il muro! Ah! Sono là! Attraverso il muro! Il wifi! Attraverso il muro! Aspetta, aspetta! Clip! Clip! No, io devo vedere la clip! No, no, no! Clip that fucking shit! Clip that fucking shit! Dio bello! No, no! What the hell happened? Aspetta! No, no! Io devo riguardarmi. E carica sto fascino! Merda, porca! No, niente, 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 niente. Qualcuno ha clippato. Io ho clippato, aspetta. Io voglio vedere che cazzo è successo. Ecco, guarda, guarda, aspetta. Si vede? Ecco, guarda, guarda. 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 Guarda, Speed 05, guarda. No! Doveva sbucare dalla porta. Guarda, l'hai visto? Guarda! Guarda! Guardalo, guarda la testina fiera lì. Ah, guarda te, questo coltello. Guarda, guarda. Guarda, guarda il polso rotto. Che cosa lì. Ah, guarda. Questo fotogramma racchiude il succo, il profumo dell'erciume. Sento male. Guarda la faccia fiera. Oddio! Madonna! Vabbè, vabbè. Braccio monco and il coltellino. È proprio quello. Io boh, quando i giochi ti fanno quello, c'hai poca scelta. O muori o muori. Mi ha fatto braccio monco and the coltellino. Shit, I lost my flashlight. I have to use this candle. Ah, il font. È una D quella. I need to use this lumino of Padre Pio. Prendila, prendilo. Il lumino di Padre Pio. Find something to pick lock. Grazie Riccardo per il Prime. Benvenuto. Benvenuto, fiero. Lorenzo. Anzi, Lorenzoz. Grazie per il tuo anno intero. L'esercito degli Ace Gamer. Come si fa? Che devo fare? Aspetta. Cazzo devo fare? Il patacchio. Grazie dell'ottavo mese. Spavento. Infinito più wifi. Wifi. Ma ci sono due cose in questa stanza. Aspetta. Sì. E quel cazzino lì. Sembrava mio fratello quando urlava da bambino, quando non potevo usare il PC perché ci stavo io. C'è mica qualcosa. Boh, andiamo avanti. Grido a gallina. Braccio monco and the coltellino. Everybody do the maiarino in the night with the coltellino. Sono tutte aperte ste celle.
Ok, però a me perché deve interessare? Boh. I wonder if this can play baby tough. C'è cosa? Faccio sì sì con la testa, faccio sì sì con la testa. Oddio! Uè! Trapassini, trapassoni! Trapassini, trapassoni, questo gioco è di coglioni, trapassini, trapassoni! Mr. Andrew, grazie del cheer, il grido della vicina posseduta, eh? Se entri in casa ti fa... Prezzo il supporto, eh? Malignant, 18 mesoni. Un altro che è qui con noi fin dall'inizio. Don... come Don Quinto? Si legge quasi... la ma... la mancia? La manca? Cazzo è... un letto scagazzato dai piccioni, sembra. Ma chi me frega a me? Boh. La minchia. Oddio. No, che cazzo. Cioè si alza, non è che ti dice no, proprio così. La reazione di vedere una persona dove sta lui, non so, eh. No, niente, niente, impassivo. E il coltello di... E quando la stappi, 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 hai trovato il mio coltello, eh? Non te lo faccio prendere, non hai il permesso? Non puoi? È mio? È cadavere, il fuocherello. Qua c'è il muro invisibile. Where there is no god. Sì, però il coltello lo volevo. Volevo infilarlo in capo a questo. E che devo fa? Ma che cazzo? Oddio, che devo fare? Che devo fare? You have to waste your time, you dirtbag. You paid money for no reason. Go to hell. Sì, ora devo trovare una chiave. No. Poi, non so che cazzo fare. Grazie Riccardo Skank Pay Prime. Welcome. Malvenuto. No, ma la chiave no, non c'è. It's jammed. Ma vaffanculo, it's jammed. Quando si passa di BD devi andare a vedere nel forum, c'è un update con delle news favolose. Grandissimi buff a tutti i killer. Come a tutti i killer? Come a tutti killer? Come a tutti? Specialmente Trapper e Plague, piccoli cambiamenti al Doctor, nel Fall Toolbox, bilanciamento del sabotaggio, se consumi un item non lo perdi ma non lo potrai usare per il resto della partita, potrai riportarlo con te se scappi. Boh, comunque devo leggere poi, bene, tra un po' ci andiamo, ma... io voglio sapere come andare avanti, perché questo gioco ormai m'ha preso, m'ha preso. It's jammed, quindi non serve una chiave, ma serve qualcosa. Secondo voi come devo fare? Beh, your guess is as good as mine, però... dici che il gioco è finito, ma già così basta? Dai, aiutami! Aiutami! È la persona più inutile del mondo! Non respira nemmeno! Ma fermo, eh! Beh, qua forse c'è qualcos'altro. Oh. Sei utile quanto sta catenella di cesso. You are cursed, hail Satan.
Non me ne frega del coltello del palazzo. Palazzo. Vaffanculo. Ogni volta che clicco me lo fa vedere. Boh. La cassa? Hai ragione, alla cassa di che però? C'è una cassa da che parte? Madonna, una chiave invisibile. Porco due. Piasse male. Piasse male, davvero. Buono. Vaffanculo. Ma qui ho fatto il giro. Secondo me devo capire qual è il codice. Ora. Non è... Bene. C'è scritto sul... Cos'è? Una sveglia. Aspetta, ma... Faccio sì sì con la testa, faccio sì sì con la testa. Io faccio no no con le palle. Grazie Vimec, Vimep, Vimepx per i 100 bit. Oh. Adesso ti prendo, sarò zoppo ma ti raggiungo uguale. Madonna. Zeb, sulla posta c'era tipo una scritta che iniziava con la D. Eh beh, una scritta però, non un numero. Ma non credo sia quello, Non penso. Secondo me è molto più semplice la cosa. Secondo me c'è scritto sul muro la cifra e basta, in modo banale e stupido, come prima. Ormai c'è il trend, capito? Non penso che cambi ora la questione. Secondo me basta andare. Gio. Lubansky, grazie per il generoso host. Con 175 Easy Gamers. Tra un po' andrò io su DBD a vedere quali sono le novità. Chi è che batte i ferri? Piero. A tempo, Potrebbe fare il batterista. Macchinario, cos'è? Pem, 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 pem. Tu, 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 tu. C'è un cazzo qua dentro. Everybody do the maiarino in the night with the coltellino. Noi dobbiamo vedere cos'è, che casino. Cazzo, oh, basta. Ma che cazzo? Di muso a terra. Beh, complimenti per il tempismo. C'era una chiave. Pim, 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 pim. Madonna, che urto. Dai, dov'è il codice? Where is the code, you dirtbag? Dai, sgancia il codice, dai, mi rompere i coglioni. Non mi coglionare, rompi. Dai, dove... Cazzo. Secondo me c'è scritto sul muro, ripeto. Non penso ci sia altro da dire, da vedere. Cazzo è? Cos'è? Un Corano. Che me frega a me. I don't give a shit. No, no, non c'è mica sto codice. Everybody do it in my area. Dai, apri. Che?
Sì, ho capito, ma c'è mica scritto qualcosa sopra. La siringa del drogato. Sì, ma non c'è il codice. Devo capire quale porta apre sta chiave. Ah. Io mi sarei rotto un po' i coglioni, giusto leggermente. Ma qua era già aperto, vero? Non so. Devo fa'. Poco intrattenente. Vedi uno di muso a terra, insomma. Intrattenente fino a una certa. Niente, il codice non c'è. Ma alla fine si è aperto da solo, sbaglio la porta. Che cazzo devo fare? Gioco finto. Ma scusa, qua non c'era il coso del codice. Ora qua. Ma io sono a sega, qual è il codice? Madonna. Gioco monco. Vorrei ci fosse scritto qua in queste stanze, non ho visto. La porta? Ma c'è una porta chiusa? Quella vicina al codice? Ah sì, ma era chiusa l'altra porta. Ah, qua. Bravi, bravi. Meno male che l'avete... E che io ogni tanto guardo... ogni tanto guardo la chat. Mi sono rotto il cazzo e mi sono impiccato di noia. Fiero, eh? Fiero. Beh, fa vedere qua prima. Watch your step, perché? Se no, che succede? Questo è chiuso? Oddio, c'è qualcuno. Questo ha bevuto il sabato sera. Guardalo. Con la mano che trapassa le sbarre. Grazie Ginox per il Prime. Benvenuto nell'esercito degli AC Gamer. E Mister Bruno, Bruno con Caterina, grazie per l'undicesimo mese. Quasi un anno intero, di sub. Bene. Tra un po' andiamo anche noi, su DBD a vedere che hanno promesso di fare. Però questo gioco voglio vedere dove mi porta. Sono troppo curioso. Tutti uguali poi, gli omini. Qua si muore. Niente. Madonna. Fammi uscire. Ti prego. No, devi rimanere lì, se no rompirca. Chiave, niente chiave. Si può scendere là, però prima devo controllare ste celle. Stupido proprio. Dance. Questa non si apre. Devo scendere e basta. Chissà se faccio alt F4 prima della fine. Non è escluso, Buonasera. Non respira nemmeno, Non respira nemmeno. Che è la Madonna. La Madonna. Mi ricorda Outlast, però.
Oddio, cos'è? Questa è la mia reazione quando noto che non c'è un cazzo in questo gioco. Il facepalm. Dove? Chi l'ha visto? Dove? Ah, dalla Madonna? Ah, sulla foto. Non l'ho visto? Ma non faccio caso a un cazzo io. È vero. Madonna. Guarda, vedete proprio i dettagli voi altri. Bene, ottimo. Cosa farei senza di voi? Madonna. Vediamo se c'è altro, va. No, ma comunque sì, 4-3-4-3. 4-3-4-3. Andiamo su, va, sti cazzi. Pum pa. Sto gioco è il vuoto. È il vuoto di cranio, eh. Pum pa. Sono andato dalla parte sbagliata di qua. Oh, andiamo avanti. Chi se ve finiamo. E questo passo che stiamo facendo. I should save this lady from that demon. Quale demone? E la vecchia? Sì, ma... Cioè, non è che ci sia molto da fare qua, eh. Va bene anche così. He wasn't able to sopportare questo gioco. He wasn't able to digerirlo più. Basta. Vai a cacare. Questo è un gioco da svuotaculi. Via, basta. Ok, bene, detto questo, andiamo a giocare al gioco quello per bene, va. Quello per bene, insomma, non più di tanto. Mamma mia, che schifezza. Comunque ragazzi, appuntamento a domani con altro del Ciume Steam.
Ora andiamo a giocare a Dead by Daylight. Però mi hanno consigliato di leggere il forum perché a quanto pare ci sono delle novità interessanti. A quanto pare. Ah, c'è l'aggiornamento. No, non c'è l'aggiornamento. C'è uno Steamworks Common Redistributables. Errore mio. Credevi. Pensavi invece. Allora. Incredibile. Grazie Step ASR per i 2 euro. Fiero, fiero, fiero. Grazie del supporto, Fierissimo, sì. Bel gioco, eh. Mi sa che finiva così il gioco. Un gioco da peccator. Vabbè, ma comunque... Mi sto ancora chiedendo cosa sia successo. Non ho idea. Non lo so. Allora, Dev Notes. Leggiamoli insieme i Dev Notes, va. Cioè, insieme. Tutti quelli che ci interessano. Un attimo, Display capture. Allora, cosa vogliono fare? Matchmaking. Vogliono rinnovare il matchmaking. Vabbè, vogliono mettere il MMR come tanti altri giochi. Poi, toolbox repair changes. È stata sulla nostra lista di cose da fare da tanto tempo. Quando diversi survivor scelgono di portare, di portarne in partita, sono troppo veloci. Vabbè, senz'altro. Sappiamo che le cassette sono troppo efficaci. E quindi cosa vogliono fare in soldoni? Qualcosa che abbiamo sempre tenuto a mente. Ok, insomma, cosa volete fare? Toolbox has a much lower impact. Hanno un impatto molto minore sulla partita e non possono essere più utilizzate per tutto il tempo che ripari. Ah, il tempo che risparmi con una cassetta è molto, sarà molto minore della norma, del normale. Ok, quindi è un nerf generale. C'è più strategia quando utilizzi la cassetta degli attrezzi. La usi subito e rischi di essere interrotto prima di finire il generatore, oppure lo risparmi per un secondo momento. Oh. Quindi diciamo che da quel che ho capito... ti dà un boost di velocità alla riparazione, però per un breve tempo, tipo il pezzo nuovo che può essere interrotto, lo devi usare quando un'altra persona è in chase, allora. Ma tutto sommato sarà meno, di meno impatto. Non lo so. C'è scritto che saranno molto veloci ma avranno pochissime cariche. Come dicevo io, che... lo devi scegliere tu quando usarlo. Vabbè, ma non cambierà nulla, perché le persone useranno la cassetta nel momento in cui sanno che il killer è impegnato con un chest. Non cambia un cazzo. Quindi questo cambiamento è del tutto irrilevante. È quasi totalmente irrilevante. L'unico momento in cui potrebbe essere rilevante a favore del killer è quando sei magari un campanaro o un ghostface e pizzi qualcuno che è andato a colpo sicuro a riparare, che comunque potrebbe anche non capitare se sono furbi. Non ha molto senso, infatti non ha senso. Così come il pezzo nuovo, uno lo usa a colpo sicuro, risolto il problema. Non è né un buff né un nerf, è un cambiamento che non cambierà nulla effettivamente se non a rank bassi. Perché a rank alti, ripeto, tutti i survivor furbi useranno le cassette nel momento in cui l'amico dice lo sto tenendo io il killer, usate le cassette, e tutti usano le cassette. Questo fin qui non cambia zero, anzi potrebbe anche essere un buff ai survivor, perché metti ancora, cioè durante un chase i survivor saranno in grado di mettere ancora più pressione al killer usando subito le cariche. Cioè proprio Grazie AlexB98 per gli 8 mesi e Savio per i 4 mesi fieri, e Lugozzi, ma basta sto Lugozzi, non fa manco ridere. A me non ha mai fatto ridere quella persona. Non so che cazzo ci sia da ridere. Lugozzi. Che ridere, mamma mia. Sono l'unico che non ride per certe cose. So strano, lo so. Sono strano io. Black Sabbath, grazie dei 5 mesi. E Mr. Nathan, 9. Apprezzo il 10° mese invece. Siete in diversi. E poi Sarione,
Con il nono mese. Ciao Zeb, sono 9 mesi fierissimi di supporto. Allora, cosa vogliono fare? Cosa vogliono fare? Vogliono cambiare il sabotaggio. Il sabotaggio... Sì, è. C'è sabotaggio, adesso richiede pochi secondi, però il progresso viene resettato se annulli l'interazione. Carina sta cosa. Molto carina. Per il survivor, come al solito. Però il numero di uncini che puoi sabotare con una singola cassetta è molto limitato. Ok, però... Ah, i ganci rispondono molto più velocemente. I ganci sabotati. Ora possono essere sabotati da qualsiasi angolazione. E le trappole del trapper non possono più essere sabotate. Ammazza, oh. Ammazza. Cioè non puoi più sabotare le trappole del trapper. Vabbè che tanto ci mettevi 3 ore e respawnavano, quindi era inutile farlo. Però, boh, vabbè, non puoi più sabotare trappole. Io ho capito dove vogliono arrivare. Loro vogliono rendere meta il sabotaggio. Vogliono incitare i survivor a rischiare di spaccare i ganci per liberare i compagni. Quindi ora in pre-made col Dream Team ci sarà sempre l'addetto al sabotaggio che segue quello in chase. E appena viene abbattuto quello in chase, l'altro va a sabotare il gancio. Madonna. Ti immagini, metto la cassetta per sabotare i ganci. Seguo qualcuno, tipo che non so, mi metto a seguire Lubansky quando è in chase. Appena va giù e viene raccolto, vado di trucchete. Killer che sclera. Questa è un'altra cosa in più a cui deve pensare il killer. Però, c'è il però. Se in quel momento il killer si immagina che sta per succedere un sabotaggio, al posto di raccogliere il survivor, potrebbe prima ferire quello che era intenzionato a sabotare. È sempre una persona in meno che fa i gen. Capito dove voglio arrivare io? È sempre una persona in meno che potrebbe essere su un gen che al posto di riparare sta a seguire il killer per poi tentare sabotaggio. Quindi alla fine non è tutto a sfavore del survivor. Però... Boh... Io continuo a credere che i team forti ignoreranno sta cosa e lascerebbero comunque della serie sti cazzi, tanto anche se viene agganciato abbiamo comunque il tempo di finire gen. Cioè converrebbe comunque lasciare il gen. Cioè è talmente sbilanciato di BD secondo me che converrebbe comunque lasciare che il compagno di squadra venga uncinato e poi salvarlo col borrowed time, che stare là, perdere tempo, seguire il killer, aspettare che vada giù il compagno, tentare, rischiare di sabotare un gancio. Se poi va bene, tanto vale fare il gen. Chi se ne frega se il killer non lo aggancia? Chi se ne frega? Tanto vale lasciare il gen. Non ha comunque senso. No? Leggi le cose per il killer, aspetta. Vabbè. See the arrows of hooks within the killer's carrying range when a survivor is picked up. Ah, buono. Quindi quando hai sabotatore puoi vedere l'aura dei ganci accanto al killer. Ah, questo è buono. Ah, puoi sabotare il gancio col cooldown. Col sabotatore. Beh, nessuno usava più sabotatore. Quindi potremmo vedere sabotatore tornare. Non meta, ma... Potrebbe essere più usato rispetto a... Perché prima non usava nessuno sabotatore. Perché nessuno. O nessuno. Voglio rendere la cosa del sabotaggio più popolare. Effettivamente ci sta, perché nessuno... Praticamente nessuno sabotava su DBD. Sabotavano solo per trollare. Basta. Sì, ora leggo le cose per i killer. Grazie Giorgi. Nuvolet per il Prime, benvenuto nell'esercito degli Ace Gamer. E Michelos per il mezzanno, bentornati. Hangman Streak, il perk della maiala. Ottieni una notifica quando inizia il sabotaggio di un gancio. Vabbè, basta usare gli occhi e le orecchie alla fine. Quando stai trasportando un sopravvissuto, vedi l'aura del sopravvissuto entro un tot di metri da un gancio. Vabbè, meglio buffarlo sto perk, che è un perk che nessuno usava mai. Breakdown. I ganci spaccati col perk rimarranno rotti per 3 minuti, quello di Jeff. Carino.
Carino. Ma non era già così? Ma scusa. Ah. Ah, per... Cioè, counter a Hangman's Trick in pratica. Sì, ma insomma, No, era già così step, però mi sa che countera Hangman's Trick, perché Hangman's Trick riduce a 10 secondi il respawn. Però con Breakdown mi sa che lo forza a 3 minuti, forse, boh. Se non avrebbe senso. Comunque, valutando tutto questo, tutto questo del sabotaggio, io penso che le squadre forti ignorino, continueranno a ignorare tutto ciò e rusheranno i gen per tirarlo ancora più in fretta e in culo al killer, perché... Il sabotaggio, sì, fai perdere tempo lì per lì, ma se ci sono due persone al gen al posto di tre persone, la squadra ne risente. Invece, se tre persone stanno sui gen, al costo di un gancio da parte del killer, sarebbe comunque conveniente. Sarebbe comunque più convenienti. Non è che se fai così mi inciti ad andare a rompere un gancio. Non è così. Al massimo lo posso fare se sta nei pressi del gen in lavorazione. Però non mi faccio un chilometro... a pedinare il mio compagno a perdere tempo. No. Se pensano di cambiare il meta del gioco, si sbagliano. Al massimo cambierà rank bassi, ma rank alti rimarrà invariato. A meno che non siano dei survivor che proprio non vogliono essere agganciati per nessun motivo al mondo, perché per motivi d'orgoglio personale. Capita ogni tanto, capita che ti picchi quel team che ti vuole fare hook bombing a go go. Però non... Ah, non puoi più tenere il gancio a 99. No, non puoi, perché se interrompi ti resetta il progresso. L'abbiamo già detto questo. Item retention. Ah, quando consumi completamente un oggetto, non perdi l'oggetto, ma verrà disabilitato l'oggetto per il resto del match. Ah, tipo, lo tieni ma è vuoto l'oggetto. Molto meglio, non è che sparisce, non è che ti scompare di mano. Lo tieni, è molto più comodo, sì. Anche se non ha cariche, una cassetta medica o degli attrezzi, ti rimane in mano, non utilizzabile. E se ci scappi insieme, lo tieni comunque. Ottima cosa, se no che cazzo di sempre interrompere quando manca un righino, da noia. Bene, con questo sono d'accordo, onestamente. Allora. Ah, però gli add-on invece verranno sempre consumati. Sia che scappi che muori. Perché così come i killer, anche i killer perdono gli add-on, è giusto che vengano persi anche dal survivor. Sì. No, ma sono d'accordo con questa cosa. Ah, invece con Ace in the Hole puoi tenere gli add-on quando scappi dal... questo è carino, è un bel buff a Ace in the Hole. Quindi se proprio ci tieni a tenere gli add-on, usi Ace in the Hole. Io sono d'accordo con questa roba. Con questa roba ci può stare. La chiave? Che senso la chiave? No, la chiave, se apri la botola, la consumi. La consumi quando apri la botola, quindi non penso che si possa tenere. No. Viene consumata. La chiave viene consumata per aprire la botola. Questa cosa è buona. Poi, breakable walls. Cosa? Prego. Mura distruttibili. Aspetta. Fammi leggere, va. Sì, i killer potranno distruggere le mura. Sì, ma le mura distruttibili appaiono in delle zone prestabilite, simili ai pallet. Quindi ci sono delle zone predisposte distruttibili. A differenza dei pallet, un sopravvissuto non può interagire con questi oggetti in nessun modo. I killer, tuttavia, può avvicinarsi a una di queste mura e romperla giù in qualsiasi momento. Sì, ma quanto tempo ci mette? Boh. Per ora saranno esclusivi alla nuova mappa. In via sperimentale. Madonna, dobbiamo provare la PTB quando arriva, ragazzi. Breaking some...
Ah, spaccando delle mura potrebbe rendere dei loop forti molto più deboli. Permettendo di raggiungere prima i survivor. Bene, bene, Dio Bono, bene, godo. Gli si fa yes, yes. Questa a favore del... Ah, questa roba qua non può che essere a favore del killer, perché accorciare i loop favorisce per forza il killer. Boh. Beh, bisogna valutare tuttavia quanto tempo ci mette un killer a rompere il muro. Perché se ci mette poco tempo, tipo quando rompe il pallet, fa ta-ta, si rompe, è un vantaggio. Se ci mette 20 secondi o 10 secondi, comunque sono 10-20 secondi. Non bisogna vedere quanto ci mette a spaccare il muro il killer. C'è già il White Ward? Sì, Irfragni, hai ragione. Però metti che uno non ce l'ha il White Ward. Infinite Loop a fanculo. È una buona notizia per noi killer main, Lubansky. Perk come forza brutale velocizza una rottura del muro? Sì, ma Lubansky, c'è scritto quanto tempo ci mette a spaccare il muro? Mi sa di no, io non ho letto niente. Any perk or add-on that affects pallet breaking speed will be extended to breakable walls, tipo fire up o forza brutale. Vabbè, penso che la durata sia la stessa, Sembrerebbe. Non lo so, però potrebbe essere di più rispetto a un pallet. Non lo so, vedremo, non c'è scritto. Killer changes. Il dottore. Ah, la pazzia non scende più dopo un po' di tempo. Questo è un buff. Shock therapy will add half of a madness level to the survivor's hit. Ah, è un buff. Static blast aggiunge un tier in più di pazzia a tutti i survivor colpiti. Piccolo buff, mi pare. La piaga. Ah, cazzo! Madonna! Il potere secondario dei killer che rompe palle romperà anche il muro. Tipo Loni con la mazza. Interessante. Il mandriano potrà rompere le mura con la motosega. Che bello, madonna, madonna. Bene, un po' di pepe su DBD. Allora, la piaga inizia con una fontana già corrotta. Sì! Sì, bene, bene, bene. Io mi immagino Lubansky già i Survivor Main. No! Stanno rovinando di BD! Ci avete Survivor Friends! Che cazzo volete? Bene, gli si fa yes, yes, we're dead! Ah! Sì! Dopo si sicura la testa. Così proprio. Bene, bene, bene. Faccio sì col vomito. Poi. Che cazzo. Perché se no non si poteva mai usare Corrupt Perch. Bene, ok. Poi il trapper può aprire le trappole col piede senza doverle raccogliere e poi resettare a mano. Vai lì e lo riapri, basta. E poi è immune al sabotaggio. Ok, bene, bene. Buono a sapersi. Guarda, questo aggiornamento mi piace comunque. Non posso dire diversamente. Aspetta, fammi levare il coso. Secondo me è una patch interessante. L'unica cosa che è un po' così così è la cosa delle cassette. La cosa delle cassette col sabotaggio non cambierà il meta del gioco. Non cambierà il fatto che tre persone rusheranno i gen e una persona verrà cesata. Dubito che possa cambiare a livelli alti. Giusto qualche team proverà a sabotare, ma decisamente non tutti. Questo ve lo posso assicurare. Assicurare. Lo sospetto fortemente. Cioè noi come Dream Team difficilmente lo faremo. Se lo facciamo è per trollare. Magari lo facciamo per la live, per rendere un po' più interessante la cosa effettivamente. Ma se vogliamo vincere, che ne so, se c'è un Mori, se ci abbiamo contro un Mori, difficilmente faremo così, Però c'è da dire che il Mori basta un gancio e poi... non lo so. No, col Mori anzi. Anzi col Mori converrebbe di più. Non lo so. Non, secondo me è meglio lasciare. Questo è il mio parere. Sì, però almeno le cassette hanno molto meno impatto nel Gen Rush. Sì e no, però Lubansky, hai letto che saranno più veloci?
Questo vuol dire che se il killer rincorre uno, se tre persone hanno tre cassette e le usano tutti in quel momento, lo prendi al culo, eh. Cioè, lo prendi al culo tutti insieme, senza vasellina. E vabbè. Saruzzi. Comunque, tutto sommato, è un aggiornamento positivo, a mio modesto avviso. Vedremo. Ciao, Mandriano, va. Senza pop. Ma c'ho il ruin, capito? Boh, vai, rischiamo senza pop. Male che vada. Dobbiamo vedere quante cariche ha la cassetta. Loro parlano di piccole porzioni di progressione. Ma piccole porzioni, bisogna vedere in pratica, Lubansky. Lo sai bene. Ad ogni modo, sono contento che sia in arrivo una ventata d'aria fresca. La cosa delle mura, anche la cosa del sabotaggio, aggiungerà delle meccaniche che prima o non venivano usate o non c'erano. Cioè, è bene che il killer possa accorciare i loop, quelli vergognosi, perché ci sono dei loop che sono veramente tosti, eh. Cioè, quante volte una partita poteva essere vinta ed è stata persa solo perché magari stava aperta la cosa della finestra del loop potente. Quel che è certo è che perk come Bamboozle andranno molto molto meno di moda, almeno secondo me, perché se puoi rompere un muro e accorciare un loop non te metti Bamboozle. Tutti andranno di Spirit Fury Enduring un'altra volta, ti ha capito? Mentre ora su alcune mappe è indispensabile Bamboozle, dopo questo aggiornamento potrebbero non essere più indispensabili. Non lo so, vedremo. Tutto da vedere. Tutto da vedere. Rotten Fields. Torbandiano dovrebbe... Il problema di questa mappa è che il totem sta in Bella Vista spesso. Lo sa che è chiuso? Uno. Grazie del sub, Andrea Mazzotta. Fiero, settimo mese. Ah, nell'esercito degli Ace Gamer. È in poco tempo. Erano in due. Era in due i caimani. In due o in tre addirittura. Con l'instasso forse ce la facevo, forse, ma nemmeno. Me l'aspettavo, ma ho voluto comunque provare. Non c'hai lo sprint? Perché sei rimasto fermo allora? Ah, ecco perché. È là il pallet, eh. Purtroppo potrebbe avere il DS. Questo è scarso. Però c'ha il DS. No, ok, buono. Merdoso. Andava al save. Volevo fare un'altra motosegata, ma non potevo, c'era questo. Usa il pallet. Non puoi curva di più. Non puoi curva di più. Ah! Dai. Pezzi di merda, ci avete messo troppo? Scarsi? Se sono morta è colpa vostra? Ok. Se sono morta è colpa vostra? Non c'è stata tempestività? Ho fatto dei chase bellissimi, è tutta colpa vostra? Questa è qua, vuole far save. Che chirichetto, va.
chirichetto là nelle pannocchie. Aspetta, guarda. Quasi, eh. È chiuso, è chiuso. Ecco, guarda che sono. Bum 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 bum. Di qua. Ma va al loop, va. Ma sì. Fammelo, fammelo. Fa let's save. Non lo fai, scarso. Basement. Buonasera, bad boys. Troppo tardi. Troppo tardi ormai, il danno è fatto. Qua, qua. Pensavo andasse alla finestra di nuovo. Ci vai al save o no? Ovvio. Certo, certo. Sì, vabbè. Vabbè, vabbè. Ok. Va bene. Gioco grullo. Gioco grullo. Ma scappa, quante frega, che me frega. Facciamolo usare RDS. È strisciato via. Hanno alzato, già. Era fuori, pensavo fosse sotto. Madonna, gli ha detto culo però, eh. Per poco. Sorveglianza. Tanto non vanno lontani, eh. Non vanno lontani. Questo mi ha rotto un po' il cazzo. Demente. Demente? Perché sei demente? Pensavi di essere forte, ma sei demente. Due gen. Ti rendi conto il culo che ha avuto prima, guarda. Fatelo dire. Te lo gira a far save. No, no, chiuso. Fa la finta? Sì, però dall'altro lato. Tanto te prendo, non ti preoccupare. T'ho detto. T'ho detto. Pensavo rompe. Pensavo rompessi il pallet, capito? No, no, non lo butta. Cioè lo butta alla fine, alla fine. Mamma mia, mamma mia. Perché ci avete un po' di culo. Per quello. Barilozzo.
Non gira, non gira. È lassù, è lassù. Atterraggio, serio? Quello va rotto comunque. Meglio romperlo subito. Easy. Così prendiamo anche un po' di punti. Non so se è morto questo, Quella Fang? Cosa quella Fang? Questo era un pochino più bravo degli altri? Leggermente, sicuramente era più bravo del Bill di quell'altro che è morto subito. Quello sì, senz'altro. Siamo sorveglianza qua. Andiamo giù. Ci ho lasciato andare, scazzo. Eccolo. Qui ce n'è un altro. Blocchiamolo. C'è anche l'altro qui. Sento il fiatone. Però l'ha usato subito. Aspetta, ma si è buggato il... C'è il fiatone di Bill o sbaglio? Sembra avere il fiatone di Bill. Ma che cazzo è? Bill è al gen. Per poco, l'ho predictata ma non l'ho colpita. C'è ancora qualche pallet, capito? Usiamo bamboozle qua. Al massimo chiudevo il gen, ma non importa se lo chiude, sono a 3. Pure se lo chiude. È safe. Non ha capito che mancano troppi gen. La posso anche tunnelare. Non ha capito. Qui lì ha già rotto, mi pare. No? Finiti i pallet. Bene, easy. Boh, l'appendo, va. Però è morta se l'appendo, Vabbè, ma ha usato i pallet safe, è ovvio che mi ha tenuto. L'ho tunnelata perché tanto i gen mi bastavano. Se no non l'avrei tunnelata così. Non avrebbe senso. Ciao Bill. Cazzo, volevo grabbarlo. C'era pure la botola lì, mi pare. 4 su 4. Forse no. Ho avuto un po' di sfiga in questo game. Alcuni colpi che potevano entrare non sono entrati. Ho vinto uguale, ma... Però avevano avuto anche culo, Stai facendo qualche errore? Quale errore? Quale errore? Erano tutti safe i pallet. L'unico errore è non bannarti per ignoranza. Quello sarebbe un errore. Non sembri tu. 4 su 4. Cioè 4 su 4, non ho mica perso. No, io ti banno perché sei un coglione. Ah, ci ha già pensato un altro. Ah, un timeout. Sì, ci sta un timeout. Hai detto una cosa da coglione, perché ho fatto 28.400 e sono morti tutti, C'erano anche dei rank rossi. Non mi sembri tu 4 su 4. No, perché se uno non capisce un cazzo e vuole che uno mindgame dei pallet safe, non lo puoi fare. Lo puoi fare solo se il survivor è scarso. Se il survivor è scarso, ok, glielo fai il mind game. Ma se è forte, non glielo fai. Non glielo fai, è molto semplice.
Non ha capito. Una sega. Dai, Zeb, mind game al pallet safe, se no non sei tu. Mind game allo tu e il pallet safe. Beh, spedireggi, io come faccio a non incazzarmi? È un po' difficile. Pippo JK, grazie al quarto mese di sub. Bella, Zebone. 4 mesi di pura fierezza. Sei un grande, continua a riempire le mie serate di risate. Ce la metterò tutta, però... Il ghigno te lo levano questi che ti dicono Zeb non sei più tu quando fai 4 su 4. Non ho capito. No, Ghostface no, lo devo fare oggi, è vero. Devo fare Thirdface, aspetta, c'è la chiave? No, non c'è. Incredibile. No, il demogrullone dovrei fare pure. Jaco Martel, grazie per il terzo mese. Un bel tris, carta sfumata per te. Welcome back. Il vecchio Zeb avrebbe fatto 4 su 4 cavetti. Sì. Devono scavettare tutti quella penalità. Oh, ieri però abbiamo fatto 3 cavetti in un game, con la penalità. 3 cavetti. Con la Huntress poi. Con la Huntress, senza accette rosse. Se ero in forma facevo 7 su 4, infatti. Dai, su, non diciamo cazzate. Se sono bravi, se sanno loopare, è già tanto se uno vince. Se poi uno vince pure, che cazzo c'è da dire? Ho detto solo che hanno sculato con qualche colpo che poteva rientrare, ma non per tanto per errore mio, ma perché gli è andata bene. Gli è andata bene a loro, non è che ho sbagliato. L'unico errore che ho fatto è colpire quel barile prima con la motosega. Lì è stato un errore, ma... roba di poco, eh. No? Cioè... Però grossi errori non ho fatto, anzi. Ecco. Dai, buttati di sotto. Bravo. No, era troppo vicino al pallet. Cazzo, 2 secondi, un gen. 2 secondi, un gen. Non potevo farci niente, eh. Per quel gen lì. C'è qualcuno che spacca il totem. Cazzo fa? Questa potrebbe essere persa. Vabbè, è Ormond, eh. Sarebbe anche normale perdere su Ormond. Contro un team 6 su 10 di skill. Ah, quello ha fatto il loop normale, quel Bill, niente di che. Il problema ora di DBD sono i killer senza mobilità. Tipo appunto la Pig. Ma c'hai lo sprint tu? No, forse no. Devo provare. Un altro pallet ancora. C'è troppi pallet in questa mappa in generale, troppi. Non fa niente, anche contro scarsi. Ci fai poco, fidati. Vabbè, tu butti subito il pallet. Un altro pallet. Possibile, ma... Sono stati safe. Hanno usato i pallet in modo safe, quindi non li puoi prendere finché non sono rotti. Finché non sono rotti non li prendi. È proprio matematico. Poi fa niente. Non perché hai fatto bene o male i chase, ma proprio perché stanno i pallet, li tirano giù in modo... senza loopare, per non rischiare niente, capito? E non fanno male, perché tanto ce ne sono a buttare, chi gliene frega?
non è importante andare a risparmio quando ce ne sono 10.000, perché tanto non... Però War Pallet di nuovo. Devo forzare sto chase. Vediamo se c'ha The Dard. Via, puto culo. Ora faranno un altro cenno ancora. Questo è un esempio dove puoi giocare normale. Lì ha sbagliato. Il primo errore della partita. Primo errore della partita. 3G infatti. Ma non erano rascini, eh. È proprio che c'erano troppi pallet in questa mappa. Safe, non puoi fare niente. Non è così il gioco proprio. Puoi giocare bene quanto vuoi, ma il risultato sarà questo. Lì ha failato perché ha sbagliato lui. Ha sbagliato lui al pallet. Non so perché. Boh. Perché forse perché non è così forte, appunto. Se non sbagliava il pallet mi teneva anche di più. Qualche secondo in più mi teneva. Proverà a levarsi la trappola, secondo me. Quello fa il gen. Hanno già chiuso tutto? Mo. Sparito nel nulla questo. A parte che questi fanno i gen da feriti, quindi un altro pallet safe. E che vedi che buttano sempre sui pallet. Non può far nulla. Impossibile vincere la questa. Se fanno così, si nota che il killer è proprio svantaggiato totalmente svantaggiato. Ora faranno l'ultimo gen. Mappa troppo grande anche. Pallet Town. È andato contro il muro Bill, non si era visto, fidati. O aveva volontà di ferro. Si potrebbe fare 1-4 qua in questa mappa contro gente che butta tutti i pallet. Matematico, non puoi fare di più. Anche se sei il miglior killer che gioca di BD, non puoi fare di più. Fidati. Lo so che non ci credi perché sei scarso, però fidati, così te lo dico io. Forse se ero lo spirito facevo di più, ma con un killer senza mobilità, col Mandriano forse. Quello si è levato la trappola. Ora fine dall'ultimo gen. Se lo cura. Sì. Vedi. Non ci ho potuto fare niente. Sa che c'aveva adrenalina anche. Per correre così veloce. Ah, era il Bill. Vabbè, easy game in questa mappa. Easy game. Sa che è ancora intatto il pallet là. Easy game. Col killer sei limitato. Hai un skill cap, capito? Contro. In certe situazioni. Questo è il brutto. Perché ormai di BD si è normalizzato come gioco. Insomma, mainstream. Non può essere troppo basato sulla skill. Se no, non avrebbe i numeri che ha. Non lo puoi fare troppo skill based. Se no, non piace. Cioè, alcuni di questi non l'ho mai manco cesati, alcuni di questi survival. Ho cesati tipo... Manca uno l'appello. Ho cesato un po' la Fang, un po' Bill, un po' questa, ma l'altro mai. Non c'è stato manco tempo. Ora dipende tutto da se vogliono fare un all save. Skill base come gli arena. Meriti un ban solo per quello, solo per... Anche se scherzi, perché... Tu come minimo non hai mai giocato ad un'arena in tutta la tua vita e parli. È incredibile.
No, io non accetto ignoranza nei miei stream. Non accetto ignoranza, neanche per scherzo. Non c'è da scherzare. Non c'è da scherzare. È grave che non esista più skill in generale nel mondo dei giochi di oggi. Grave. A te diverte la cosa, a me no, a me dispiace invece. Sprint carico. Non è manco partita la trappola. C'è volontà di ferro. Poi devo aspettare il DS. Se no potrebbero venire a body bloccare. Arriva il body. Aspetta un po' il DS ancora. Potrebbe avere unbreakable perché è fermo. Mi vuole distrarre, mi sa che c'è unbreakable. Strano che non l'ho colpita lì. Lo sapevo. Un po' scontato, fatelo dire. Sì, sì. Dovrebbe esserci Bill. Ok. Ah, uno è morto. È uno su quattro, ve l'ho detto, non puoi fare di più. Non può fare diversamente. Ormond è sbilanciato e basta. È sbilanciato anche per la grandezza, non solo per i pallet, ma soprattutto per i pallet. GG, prevedevo sto risultato. Non si poteva fare di più. Non si poteva. Too many safe pallet. Anche contro survivor non mediocri, ma nella media non vinci. Nella media nel senso che sono un 6 su 10, fanno i gen, buttano i pallet. Non puoi fare niente, sei proprio completamente... Prova a mettere un map offering. Per non avere una mappa sbilanciatissima. Perché se no non vinci. Non vinci, non puoi. Non si tratta di essere bravi o scarsi, proprio... Poi dicono oggi non è giornata. Ma perché non capiscono il gioco? Che vuoi fargli? Che vuoi fare? Se non sanno com'è il gioco. È come affrontare uno su Fortnite che ne so che c'ha un lanciarazzi e le armi forti e tu hai la pistola. E poi muori e ti dicono non è giornata. Cioè è ovvio, no? Non fa niente. Però mi sa che il Rui non le voleva. Perché se i game vanno così veloci serve qualcos'altro. Se i game vanno così veloci... No, questo no, però... Serve qualcos'altro forse. Intervento corrotto, Perché tanto se i game vanno così velocemente. Grazie Storm. Grazie dell'euro. Scusami se è poca la donazione, ma come? Lo stipendio ancora non è arrivato. Ma figurati, fa piacere. Mi trovo troppo male con la face mask per la pig. Che ne pensi? Tutti i killer che non hanno mobilità possono essere facilmente gen rushati.
anche quelli veloci, ma meno facilmente. Quelli senza velocità vengono facilmente lasciati. E non puoi far niente. Zero proprio. Negli arena c'è bisogno di skill perché tutti iniziano ad armi pari. Non è che c'è il killer che sta in un certo modo, gli altri in un altro modo. Sono tutti alla pari, stessa HP, stessa velocità, stesse stat, stesse opportunità. Più skill di così. È come scacchi, non è che puoi fare scacchi dove uno comincia con due piedoni in meno. Cioè, che senso avrebbe? DBD è così, quando sei killer è come giocare a scacchi senza alfieri. O senza regina. Poi puoi sempre vincere se sei un grandmaster, però devi sudare 20 volte di più. E quello è il senso di DBD. Il senso di DBD è quello. Qui devo valutare bene se continuo a acceso o no, perché... Vabbè, spacchiamo il pallet almeno. No? Preferisce prendere la hit. Ah, prende la hit e room. Ok, buono, buono. È tutto lì, rushano sì o no? Se rushano perdi, se no è così. Proprio così. Questo è scarsetto perché aspetta senza motivo. C'è un altro là. Ma lo sai che è un bambuso, quindi che cazzo luppi? Ah, luppa dall'altro lato. Buono. Questi sono scarsi, però buttano i pallet. Un po' come quelli di prima, scarsi ma buttano i pallet. Cioè non ti fanno i numeri, ti fanno, vedi, vedi, vedi. Vedi, vedi cosa ti fanno. Cioè. Poi a seconda della mappa vinci o perdi. Se è una mappa con troppi pallet perdi, se no vinci. Punto. Guarda, ho torto a dire così. Guarda. Guarda là come tira i palle. Ora però cominciano a finire, Cominciano a finire. Lì è brutto. Ora cominciano a finire i pallet. Qui ce n'è un altro, ma... Vedi, vedi. Cioè, è riuscito a sprecare 3-4 pallet, quanti erano? 3 in pochissimo tempo. Però qualcuno pensa che ci vuole skill a fare quello che ha fatto quella lì. Invece è la cosa più semplice del mondo da fare. Camperà un pallet e premere spazio. Oh. Non possiamo essere tutti bravi, oh. Ha preso l'infinite. Tanto ora va a fare il save quest'altro. Da dietro. Vedi? Ovvio. Scarso. Questo è scarso, sto qui. The Dard. No. Vedi? Se sono scarsi ce la fai, perché sono stupidi. Questo è quello che mi dispiace di DBD. Che se vinci se sono scarsi, perché sono scarsi. Che sono stupidi. Un culo. Peccato, stavo per mettere lo stealth. Non ce la fa andare una finestra. Easy. Probabile di essere. No? Easy game allora. Gli unici giochi che richiedono skill oggigiorno sono gli strategici come Warcraft e Starcraft e gli arena e basta. Si è lasciato andare. No, non mi va bene. Come osi ammazzarmi? Ragazzi, eravate in vantaggio, perché siete i survivor voi. E se perdete perché siete 10 volte più scarsi. Quelli di prima erano leggermente più scarsi e quindi ce l'hanno fatta. Però se siete 10 volte più scarsi,
A quel punto non basta più il vantaggio che avete. Non è più sufficiente. Non è più sufficiente, capito? Siete troppo scarsi. Siete scesi un po' troppo. Là nulla, pick. Un gen solo. Non so perché, onestamente. C'è uno laggiù. Guarda, guarda, ma vedi come... Questo è il solito. È il pallet camper. Ma guardalo, guarda che scarso. Lurido. Lurido, veramente lurido. Tekken può essere skill based, però insomma anche lì basta che impari qualche mossa a pappagallo, eh. Certo, richiede skill, lo so, però è uno skill diverso. A lei è partita la trappola. Quando la salvano. Ah, così subito. Salvala. Non la salva. Questo si crede bravo, è già rotto, eh. Però a me piacerebbe uccidere lei perché veramente se lo merita. Una così scarsa che tira i pallet e camper al pallet. Meriti di essere ammazzata per prima. No, io sono bravo. Ti ho tenuto prima, con i pallet, ho tenuto. Cazzo, per forza, droppi un pallet safe. No, guarda come fa, guarda come fa, guarda come fa. Guarda come, hai visto? Guarda, 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 guarda. Buttalo. Buttalo. Non luppa, non luppa, non luppa. Rimane là. Un po'. Sono andato. Fammi tappare sta finestra. Vabbè, ci tieni. The Dard. The Dard. Inculato. Vabbè, ma non ha skill di farlo. Però se mi ricapitava Ormond rischiavo di perdere uguale. Anche contro quello scarso, eh. Perché ci sono troppi pallet. Quelli di prima erano leggermente più bravi di quello là. Non di tanto, leggermente. E hanno vinto perché... Vabbè, sì, hanno vinto. Tre sono scappati in tre. Perché c'erano troppi pallet. Anche se li butti subito, c'è poco da fare, non c'è counter. A meno che forse non mettevo Spirit Fury Enduring, forse. Devo fare così in realtà. Devo considerare di mettere Spirit Fury Enduring con più killer. Perché se ti becchi quelli che usano pallet dopo pallet, potrebbe essere davvero un'idea, eh. Potrebbe essere davvero un'idea rimettere Spirit Fury Enduring. Non è male, eh. Mettiamo il pop, vai. Abbiamo anche sorveglianza, quindi. Oh, sempre troppo tardi, eh. Ma basso. Che fa? Che fa? C'ha agilità. Scarso, eh. Mazza, ma tanto ci avrà il coso, il DS. Facciamolo consumare. Tanto. Se non rimane. Ciao, Yokulanu. Mi ha detto Cristina che ti sei fatto male, eh. Mannaggia. Mannaggia. Vedi, succede. Come è successo a me, è successo anche a te. Succede. Mannaggia, oh. Chiudo nel gen però. No, è sceso un sacco, oh, sto gen. Lo devo appendere. Ridendo e scherzando sono arrivati che mancano due gen, comunque. Non sono messi troppo male, eh. Anzi.
Lo sta attento, sto sta secondo gancio. Stanno dicendo anche lontani. Questo vorrà fare il save. Sarà qua dietro, secondo me. Borod non può essere partito. Ammazzo lei perché... cioè, uncino lei perché mi sta vicino. Sarebbe stupido non prenderlo, sto gancio gratis. È sempre un gancio gratis. Lo prendiamo. Secondo me la coscina sta appoggiando in fondo. Pensavo è Don, no, è fuori, è fuori. No, era là, era là. Buono. Decisive. Sta cercando una finestra per usare agilità. Decisive, usalo. Non è un problema. Intanto se non lo usa ora, lo usa dopo. Ingen. Vabbè, quello lontano però ha fatto, eh. Adesso stanno tre gen che sono relativamente vicini. Vuole la finestra per agilità. Bene, così. Purtroppo non è morto. Torcia. No. Sono mangiato anche il DS. Allora, andiamo. Quei due gen sono vicini. Sorveglianza ci dice che non li stanno facendo. Vediamo questo. Ecco, ecco. Sorveglianza non è male. Non è male, no. Prendi di questa. Volevo mettere il pop per sorveglianza, ma è meglio. Meglio sdunzare le dard. Sto coglione qua. Finalmente è morto. Finalmente. A meno che non usa una chiave. Dovrebbe essere GG, eh. Ah, ancora vivo. Ancora vivo. Non importa, non importa. I gen sono pattugliabili. Molto pattugliabili. Vedi, vedi, 1, 2, 3, cioè. Un contesto completamente diverso rispetto a prima. Hook bomb. Sei morto, eh? Dwight. The Bard. Troppo tardi. GG. Butta il palo. Aspetta, facciamo così. Ma come, non venivi dall'altro lato? No, non è vero. Decisive. Che scarso, che scarso. Che scarso, ha sprecato un pallet. Sprecato il pallet. Madonna. Madonna, madonna. Che lurido. Lo fa così, vuole fare il giro. No? Tanto tu muori. Tanto tu muori, eh. Quanti decisive? Due, eh? Minimo due. Cioè, c'erano due decisive. Non so se ce n'era un altro, ma... guarda, guarda, guarda. Cazzo. Tre decisive. Tre decisive. Tappendo, va, non c'ho voglia di slaggare. C'ho voglia di slaggare. Tre su... tre decisive. Sto gioco sbilanciato in culo. Meno male che ho vinto contro queste merde. Sennò... quello era veramente infimo.
Sapeva dov'era. Easy. No, Whatever. Non hai capito un cazzo allora. Non hai capito un cazzo. Rispetto a quelli di prima sono dei 4 su 10. Gli altri hanno dei 6 su 10. Non so, Upe, convinto, allora sono dei 1 su 10. Mi sa che sei te 1 su 10. No, erano leggermente meno forti nei loop, ma neanche troppo, neanche troppo. Neanche troppo. Anche gli altri buttavano i pallet, non cambiava troppo, Questa cosa che se vinco sono per forza 1 su 10, però mi fa incazzare, dai. Ma vuol dire non capire niente. Vabbè, non possiamo essere tutti bravi, dai. No, erano scarsi, ma non così scarsi, dai. Così scarsi proprio, no. Insomma. Quella lì buttava un po' male i pallet. Quello sì. Ho letto già gli aggiornamenti comunque, riguardo le novità. Sì, appunto. Benozzo ha capito tutto. Cioè, nonostante erano abbastanza scarsi, hanno quasi finito i gen. Pensa se erano decenti. E questo è il fatto di DBD. Pensa se erano decenti i gen che facevano 3D. Perché avevano 3DS. 3D size avevano. Nick Fake, grazie del terzo, dei 3 euro. Il terzo euro stavo per dire. Buonasera Zeb, appena tiltato con un amico che scavetta, perché al primo uncino 2 su 4 di barra si è lamentato che stavo facendo il totem infuocato prima di andarlo a salvare, nonostante fossi a 5 metri da lui. Ma si può? Stai giocando con le persone sbagliate. Come minimo sarà stato un survivor main, per forza. Per forza, uno così che non capisce una fava. Voglio fare prima Myers, poi farò il Ghostface. Big Cons Drilled, grazie del Prime. E Kenneth Parker, grazie del Prime. Benvenuti nell'esercito dei Gamer. Ma uno che mi viene a dire, Zeb, erano degli 1 su 10, non è uno di 1 su 10. Dai, 1 su 10 è un rank 20 che non sa neanche dove sono i pallet. Allora, 10 su 10 è uno che è perfetto. 1 su 10 è uno che non sa manco dove sono i pallet e quando vede il killer preme solo W e basta, che va nelle ammadietti e basta. Quello è un 1 su 20 di skill. Quelli erano dei 5 su 10, tipo 4-5 su 10. Quelli di prima erano dei 6 su 10. Però, a partire dal livello 6 su 10, se ti capita una mappa brutta e se fanno i gen, diventa impossibile il game. Tipo ora con le pannocchie a stalkerare ti voglio. Questo sarà un altro difficile di game, molto difficile. Vediamo se sono scarsi, va. Uno è qua. Vedi, non riesce a stalkerare, ma... Quello non mi ha visto. Non si riesce a stalkerare. Lo vogliono finire. Ah, c'ho il ruin, è vero. Però senza cosa. Qui serviva Spirit Fury, Serve perché questo è uno che butta i pallet. Un pallet waster. Già un gen. Buttar pallet. Vedi che serve? Serve queste situazioni. Vediamo se campera quel pallet. No, greedy. Quello ha fatto i greedy, ha fatto. Però fanno un altro gen, Troppo. Basement è troppo lontano. Mappa di merda per Myers. Mappa del cazzo.
È una mappa di merda. Non riesce a vedere, non riesce a stalkerare. Ma c'era qualcuno? Vedi, non lo vedi, anche se c'è. Mica lo vedi. Ora devo camperare, perché sinceramente ti fa mezza mappa. Manco lo vedo, manco lo vedo. Lo sento, l'ho sentito, ma... Queste mappe del cazzo, guarda. C'ho Spirit Fuel di carico. Ora, prima del secondo stadio qualcuno vorrà venire. Mica si vede. Tanto c'ho Spirit Fury. Fammi vedere il DS, va. Non ce l'ha. Il capita Rotten Fields con Myers. Buona fortuna a stalkerare, dico solo questo. Quel gen è quasi finito laggiù, secondo me. Però c'ho il tre in canna, vediamo se riesco a difenderlo. Basement. Da già due gen. Quasi un gen praticamente. Ok. Vediamo se riescono a chiuderlo quello. Più veloce di così non si può. Quello è il fatto. Più veloce di così. Beh, cioè, non è che ci ho messo tanto, a tirare giusto Cristiano. No? O sbaglio? Eppure. Broken game. Proprio, è proprio un broken game questo qui. Se vedo Ace lo devo buttare giù subito però. Mi scappano. Uno è andato di qua. Si curano. Niente. Qua luppa. Sarà scaduto il DS? Shielded Art non la prendo qui. Meno male, va. Dovrebbe partire un altro gen ora. Vedi? Conosco bene il gioco. Vedi quanto riesco a prevedere tutto. E c'è gente che ancora non si fida di quello che dico. Quel chase è stato brevissimo ora. Anche quello di prima è stato brevissimo. Tutti i chase brevi. Eppure. Eppure. Potrei cercare di slaggare e andare lì, ma lui è morto. C'è uno con la torcia. Non mi puoi accecare. Ace è morto. Tosta. Devo andare a vedere come sta messo sto gen però. Prima di andare a scacciare lì. Uno là. La gente non si fida di me. C'è gente che zitta zitta dici no, ma questo non capisce un cazzo, rosica.
Se giochi killer sai qual è la verità. Se giochi killer, se no no. Poveretto, non può capire. Non ha l'esperienza. Forte questo, ammazza, Forte questo qui. Chiuderanno il gen, ma vediamo se riesco a fare 2 su 4 almeno. Atterraggio. Vola il pallet. Tanto se lo lasciavo finivano comunque il gen, ragazzi. Lo finivano uguale. Non è che ora perché lo seguo ho sbagliato a seguirlo, dovevo andare lì. Non risolvevo nulla uguale, sempre che mi avrebbero portato da quel pallet. Tanto vale fare così. Ok. Poco culo. Poco sculato, mi dicono. C'ho Spirit Fury però, gli devo fare double tap. Peccato, devo usare 3 ora. No, niente. Peccato, potevo risparmiare il 3 per il gancio, ma niente, niente. È asculato, con adrenalina, caricato da adrenalina. Ora allora, un exit laggiù. Il pip non lo perdiamo, secondo me, però. No, il pip non lo perdiamo. Aspetta, nel 3. Penso. Troppo c'hanno anche il pallet qua. Quello che vorranno fare è sfruttare il loop col pallet per poi arrivare all'uscita. Dopo il save. Devo camperare vicino. Se mi allontano un po', rischio che vada al loop poi. Niente, questo è quanto. Adrenalina alla fine. Quello c'è un breakable, comunque. Secondo me. Quello secondo me c'è un breakable. Infatti devo stare attento perché potrebbe alzarsi e salvare quell'altro. Devo stare attento. C'hanno tutti sti perk, ma. Guarda, guarda. Voglio usare il pallet. Guarda, guarda, guarda. Non ci credo. E non mi posso fidare perché potrebbe avere unbreakable. Non posso. Non posso seguirlo. Non posso. Non credo, l'avrebbe già usato, ma non. È meglio andare così sul sicuro, fidati. Oh, si vogliono salvare tutti, eh. Si vogliono salvare tutti. Vabbè, GG. Schifezza di mappa per Myers. Non è schifosa per Mandriano. Non quanto per Myers. Per Myers è una merda. Però un 3 su 4 lo facciamo. Era un 2 su 4. È diventato un 3 su 4. Dandoci la partita vinta. Sì.
Rotten Fields con Myers. Questi, anche questi erano dei 6 su 10 comunque di skill. Brutal, comunque, anche con 3 kill. Ora tocca a me! Tocca a me! Grazie Fediironda per i 2 euro. Come procede la serata? In modo lupposo procede. Era rank 1, è morto. Cioè, questo è già rank 1 Survivor. È già rank 1. Poi tutti a dire che sono scarsi quelli che contro cui gioco. Easy game. So easy that you died. Baby killer. Guarda. Solti. Ah, è cazzato! Baby killer! Baby killer! Camp? So what? Il camp! Il camp! Il camp! Cioè... In una mappa con le pannocchie dove non vedi nulla, non puoi stalkerare, non puoi effettivamente usare il tuo potere. In queste mappe con Myers praticamente non puoi usare il tuo potere quasi, è difficilissimo usarlo. Lo usi a stento e si lamentano. E muoiono pure in tre, bravi. Bravi davvero. Gli ha dato talmente noia che stavo per ammazzare il secondo amico che... hanno voluto donare il culo. 3 su 4. Ah, voglio nerfare anche altre cose. Vedremo, vedremo cosa faranno. Comunque sto trovando gente che ranca perché sto rank rosso, cioè. Sto già rank rosso come killer, normale che trovi team che in media riescono a vincere perché magari sono organizzati, lasciano. È così. Però abbiamo vinto, dai. Quali sono i migliori add-on per Ghostface? Quelli che ti fanno stalkerare più in fretta e quelli che ti fanno recuperare il potere più in fretta. Fediironda, grazie dei 2 euro fieri. Buonasera Zebune. Questo l'ho letto. Ne devo leggere Ghost Berserker che mi fa il 7° mese di sub. Blue Benti, col 6° mese, il mezz'anno fiero. Nuova carta per lui. E Thomas Munzer per il Prime, benvenuto. Mistocle, ieri mi avevi detto che avevi meno tempo eppure rieccoti qua con 5 euro di donazione. Ero finally arrivato a rank 2 killer. Che ne pensi di Freddy con Pop e Ruin? Fuoco e fiamme. Fuoco e fiamme, insomma. Sorveglianza e Ruin vanno bene, ma io metterei Pop e coso. Discordia. Discordia è forte su Freddy, secondo me. Secondo me, guarda, Discordia e Pop su Freddy è ancora ottimo. Un'altra volta sta mappa. Ogni volta che metto l'osso mi esce il Pallet Town, eh. Vabbè. Questo mi vede però, eh. Preso. Però c'è il pallet, altro che. Bene, Jackie Chan l'abbiamo preso. Ti ho preso, Tati tipo da Jackie Chan. Beh, mens. Di già. Quello scende. C'è il Ruin. Quello vuole fare il save, l'ho visto dietro l'albero. E là. Che farò cura? No. Si fa un bel fan. Lì c'è il totem però. E vabbè. Tanto. Questo è safe. Scarso. So perché devi sprecare così male un safe pallet. Ecco perché, DS.
Ok. T'ho preso in 2 secondi. Vediamo se riesco a prendere di nuovo. Jungle Gym. Andiamo. Se ne va dal loop, vero? Sì. Vicente. Questa invece la perdiamo per DS, mi sa. Quanto è bravo sto Jeff. Mazza, quanto è bravo. Mamma mia, quanto è bravo sto Jeff. Sto Jeff è proprio capace capace, eh. Cioè, che gli fai? Non fa niente. E Don. Troppo tardi. Scarso. Però ti fanno i gen. Ti fanno i fottuti gen. Saranno dementi però, insomma. Mancano già 2 gen, ti rendi conto? Vabbè. Che poi manco se lo meritano, perché non sono forti. Non sono sono forti quanto le merde questi. Non sono veramente niente di che. Troppo c'è un pallet qua. Non lo voglio usare però. Quello vuole chiudere il gen. Ci abbiamo un Dwight, ci abbiamo. Lo devo ferire, sennò torna al gen questo. Secondo me faranno quel gen là ora. Scarso, scarso. Fai cacare, Jeff. Fai altamente cacare. E comunque non ho il Noed. Forse dovrei metterlo il Noed. Ora forse riesco ad usarlo. Visto che rushano. Perché prima non riuscivo proprio ad usarlo il Noed. Cioè magari lo mettevo, ma non lo usavo. Perché ero troppo... Aspetta, vediamo un po' se riesco a... Preso. Pallet già consumato. Veloce e silenzioso. Piccati questa. Quel gen mi sa che è regredito un po', eh. Sa che è regredito un po'. Vedi, qui il ruin ha aiutato, un pochino. E ora l'hanno ripreso. Andiamo a difenderlo un'altra volta. Scarso, scarso dentro al culo. Dovrei ammazzare Jackie Chan ora. L'altro è andato di qua. Merda. Ci ha chiuso. Madonna. Queste mappe grandi sono terribili. Il pallet è lì, è pure in infinite. Vedi che è scarso. Non sa manco che quel pallet è un infinite. Merda. Sempre. Oh, lo trova, eh. Lo fa doppia. Neanche un body block. Sono scarsi. Sono scarsi. Non sono forti questi. Non sono forti per niente. Fanno cacare al cazzo. Sono dei 6 su 10 come quegli altri. Non so niente di che. Hai visto? Manco un body block. Quello che non sa dov'è il pallet. Non sa se che quel pallet è un infinite. Non sei forte, ragazzo mio. Non sei forte. È scarso. Concordo, cioè, capito? È proprio.
Per quello un pochino tilto, perché vedo che fanno caca, vedo che non sono bravi. A me dà noia vedere gente così scarsa che si crede brava, perché non è brava, è brava quanta la merda. Guarda. Però non si sente. Capito come? Vedete se quello torna al gen ora. Cominciano a mancare i pallet, tuttavia. Ma se faccio così rischio che non faccio in tempo a tornare. Il rischio è quello. Un altro 2 su 4. Vattene a fanculo, vai. Devo ammazzare lei perché lo sapevo. Ho provato a tirarmi indietro ma non è bastato il tempo. Ora mori però. No, pallet. Ancora. Quello va a arrestarlo. No. Ah, unbreakable. Ok. Facciamo unbreakable. Fatto, si è nascosto questo. Che culo. Stavo per chiuderla lì, Però c'era unbreakable, quindi niente. Safe pallet. Hard. Poco cariato dai perk questo, Vabbè, io lo appendo, vaffanculo. Tanto non ce la faccio in tempo a tornare. Che culo. Che culo lurido. Culo lurido hanno avuto. Culo lurido. Era finita. Culo lurido anche qui. C'è il gancio. Lo salva. Allora, dove stanno gli exit? Uno è qua, bene. D'altro è lì. Vediamo un po'. Uno vuole andare a aprire. C'ha il DS secondo me questa. The Dard. C'ha il DS tanto quello. Ci ha aperto dietro. Ma quello c'è un breakable per caso. Ce l'hai il decisive? Se c'è il decisive è finita veramente. Vai Jeff, non so dov'è. Quindi nel dubbio cerco di... Ho fatto il meglio che potevo in questa mappa. Questa mappa grossa che c'è. Dai, fammi the dard. Madonna. Quanto temporeggiava quel the dardo. Quanto cazzo temporeggiava. Quanto cazzo temporeggiava, oh. 3 su 4, però... L'ho giocata bene, L'ho giocata bene questa. Mappa grande. Grande quanto il culo che gli ho fatto. Nonostante tutto. Vabbè.
Non credo ci abbia voglia di venire a fare un save. Secondo me sta all'exit. Purtroppo questa è la peggiore di Macmillan, la peggiore, perché è la più grande e ha anche diversi pallet, ma più che altro per la grandezza. Vedi, ha pensato bene di levarsi di culo. Non penso venga in qua. Vedi, 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 vedi. Io me ne vado, io me ne vado. 3 su 4. Però è il massimo che si poteva fare, perché avevano i perk, gli hanno parato il culo. Adrenalina e borrowed time. Eh no, borrowed time. Unbreakable e adrenalina. Stavo per abbattere uno, adrenalina. Stavo per alzare uno, unbreakable. E mi hanno fangolizzato con quello. Però ho giocato veramente bene. Ha riscattato gli shards. Qualcuno ha riscattato gli shards per giocare con me. Vedi, manco rank altissimo. Non serve. Non serve essere tanto forti. Non serve essere troppo forti per premere barra spaziatrice. 3 decisive anche. GG. È brutal, sì. Mistocle, è così, eh. Da killer devi sperare di trovare gente che non prema sempre barra spaziatrice. Tutto qui. Vediamo un po' chi ha riscosso gli shard. Così. Vediamo un po'. È difficile quel game. Molto. Più che altro per i perk, eh? Perché se non avevano quei perk lì in quel momento, facevo facilmente 4 su 4. Allora, abbiamo... No, non c'è... Non trovo il riscatto. Non trovo... Se lo fai, mi va bene, eh. Perché stasera non c'è Dream Team. Novi su Steam. Ma... Ah, l'hai fatto, ok. Ok, accettiamo... Aggiungiamolo, vediamo se è bravo. Però deve avere profilo pubblico, eh. Ci sono tanti nuovi, non ci sei solo tu. È un nome, ci sono 4657. Forse, sei tu, sei di Bergamo? Bergamo, c'è scritto. C'è scritto Bergamo. C'hai lo sfondo quello brutto. Ok, dai, aggiungi. Ti ho aggiunto, vai. Pronto per l'azione. Fatti valere. Ringraziamo i sub che intanto sono arrivati. In tanti anche. C'è Lexus93. Lexius, anzi. Con i 18 mesoni. Qua con noi, Finzo all'inizio. Fa piacere. Ci abbiamo King Cinici. Con il Prime Sub, Furry Cruz con il Prime Sub. Benvenuti a voi nell'esercito degli skin. Sto... Boh, aspetto lui, so, io l'ho aggiunto, eh. Eccolo qua. Boh, non so se... Deve avviare gioco, dice che non sei in game. Electric Skills, secondo mese. Nova, secondo mese. Purtroppo mi sono dimenticato di rinnovare. Ho perso tutti i mesi consecutivi. Ma non è che li perdi, la carta rimane quella, eh. Adesso recupero, buona serata. Non ti preoccupare. La carta si evolve comunque, anche se non sono di fila i mesi. Sa che deve ancora aprire il gioco. Non stava proprio in game questo. Ah, ora sta in game. Dovrebbe essere arrivato l'invito. Mettiamo questo, va. Ma si muovesse però. Invite to lobby. Ci abbiamo Andrea Bellisari con il anno intero. Cosa ne pensi di Diabotical? Ho visto il tuo post riguardo gli FPS, un po' dispiace. Diabotical, l'ho visto, non mi fa impazzire lo stile che
È troppo semplice di grafica. Devono fare una cosa con più carattere. Unreal c'ha il suo feel. È un po' scialbo. Non so a livello di gameplay. Non posso valutare un FPS Arena solo guardando un mini video. A livello di gameplay, chissà. Rank 19! 19, eh! 19 proprio. Ah! Che cazzo. È prestigio 3 però, quindi si spera abbia già giocato. Ah, Davide, vieni anche te. Vieni anche te, vai, che ha riscattato anche tu di Shards. Non ti vedevo in chat. Vieni, dai. Ti invito, vai. Fiero. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Ah! Porterai Doom Eternal? Sì. Quello lo porterò. L'ho già preordinato. Just a Little Potato. Apprezzo il quarto mese di sub. Welcome back. La nostra patata piccola. A Little Potato. Ma metti il ready. No, vi deve mettere il ready. È il rank 20, ma almeno il ready lo sa mettere, spero. Poi ci abbiamo anche Tesmat Sam. Con il sesto mese, il mezzanno profumato. Bene, nuovo badge per te. Ci abbiamo anche Mangia. Mangia cosa? Mangia il culo? Settimo mese. Devo mangiarmi qualcosa io tra un po'. Sta salendo fame. E Shiri Skrien 98. Anche lui, quarto mese di fila. Grazie ragazzi per il supporto. Sperando che la lobby non duri troppo però. Il mio timore è sempre quello. Beh, chi è che vuole giocare killer e non gioco sbilanciato? Non a caso stanno ribilanciando un po' di aspetti, perché sanno che il gioco non è bilanciato. I dev sanno bene che è totalmente rotto ora come ora. Meno male che se ne sono accorti, meno male. Ma nonostante tutto, killer bravi come me riescono a vincere la maggior parte delle partite. Nonostante sto fatto qua. Però sarebbe bello avere un gioco più equo, eh. Sarebbe bello. Perché se tu crei un gioco più equo, poi trovi veramente survivor più forti. Perché a quel punto chi arriva a rank alti è perché veramente se lo merita, non perché fanno spazio al pallet. Perché magari ottimizzano i loop, ottimizzano i pallet, sono più capaci, ecco. Per quello mi piacerebbe. Se no arrivi rank rossi e trovi comunque dei cretini che fanno spazio al pallet e basta, e fanno schifo. E puntano tutto sui perk perché non hanno skill loro. Cioè puntano tutto solo sul decisive o su unbreakable e adrenalina, solo su quella roba. Non c'è nessuna tecnica, non c'è stile, non c'è loop, non c'è tattica. C'è solo vai al pallet, premi spazio, vai al pallet, premi spazio. Questo non loopare denota veramente la mancanza di skill. Hai letto il prossimo update di BD? L'ho letto prima di iniziare a giocare. Sì, abbiamo fatto un resoconto della situazione. Un aggiornamento interessante. Bisogna vedere quanto ci mettono a farlo uscire. Sto rank 19, mi sa che ci sta distruggendo un po' il tempo di attesa. Quando ho visto il God Palette allo Shack camperato mi sono sanguinati gli occhi. Ma hai visto quel Jeff? Perché io non è che esagero. Vedi un Jeff che così, fermo. No, anzi, non era ferito, era proprio sano, così. Così, paralizzato. Ho fatto anche un po' di ganci e comunque brutal killer. Cioè proprio brutal killer. Incredibile. Quello se era bravo, poteva loopare anche tre volte lo Shaq. Poteva farmi perdere più tempo e facevano altri gen. No, ha preferito sprecare il pallet, di buggare come un coglione. Perché non ha fatto nulla di intelligente. Basta, cioè preferisce fare così. Va bene. Domani esce la PTB, bene, bene, almeno c'è una novità da far vedere. Come va bannato? Questo? Sì, il va bannato. Che schifo. Sì, ma non sto a rifare la lobby per un imbecille così. Areni, grazie del settimo mesone. Sette mesi fieri per te. Welcome back. Poi c'è Marco87 col decimo mesone, sempre più vicino all'anno intero. Bentornato anche a te.
Fa sto gabbro, 95, settimo mese, un altro settimo mese. Bentornato a Fast Gabbro. Ci abbiamo 5 euro da Yokulanu, che purtroppo si è fatto male, si è infortunato come me. A me si è quasi... Vabbè, non si è guarito ancora, però... È guarito abbastanza in fretta il dito, considerando il taglio bruttissimo che mi ero fatto. Grazie per la preoccupazione, Zebone. Eh beh, ho visto... Accaduto ieri pomeriggio durante la stream. Durante la stream. Madonna, stavo correndo verso il bagno. La porta non si è aperta. E sono entrato comunque in bagno, ma passando attraverso il vetro sfondato. 4 punti sull'avambraccio. Ho visto la foto dei punti, Madonna. Oh, ma com'è che la gente nel bagno mette la porta con la vetrata grossa che si spacca a toccarla? Ma fate le vetrate spesse! Qua a Malta, nell'appartamento in cui vivo, c'è uno dei due bagni. Ero distratto. Uno dei due bagni c'è la vetrata. Però è spessa la vetrata, scarsa. Ah! La vetrata è bella spessa, difficile che la spacchi. Certamente con la mano non ti riesce, devi tirare un cazzottone, ma di quelli forti, Motivo per il quale è molto più sicuro, ma... Non capisco sta usanza di fare la porta con la vetrata fine di merda. Non dovrebbe essere vietato, cioè... Ecco, m'ha visto. Devo fare il telefono. Ah, ho ritenuto non opportuno. Non me l'aspettavo, vabbè. Non importa, tanto più del genere. Rushed and looped, aia. L'ho chiudo uguale. L'ho chiudo uguale. Ma ho paura che ci sia... Ci possa essere. Culo lo metto io. No? Guarda che c'è il 3. Col 3 non si scherza. Merda. Infinito non è. Finito non è. Dai, scadi. In casa. Rect. Cioè, ti rendi conto? In 2 secondi abbiamo lasciato tutto. Gen 0 ganci. Ha sfruttato male il 3. Con Myers non devi attirare il 3 a distanza. Se lo fai, devi essere più che sicuro di fare almeno una kill. Di colpire almeno qualcuno. Perché se no, se ti loopano, te scade. È inutile che l'attivi, ti fai loopare e poi te scade. Attivalo quando c'è il colpo sicuro. Invece, questo non l'ha fatto. Mi sa che è basso di rank. Mi sa proprio che basta di rank, è un guzmarolo. Comunque, tornando al discorso di Yokulanu, poi tra l'altro il vetro taglia davvero un sacco. Se ti scende un vetro pesante, un frammento di vetro grosso, ti distrugge tutto. È peggio di un coltello quasi, è proprio è il vetro appena rotto, è proprio affilato. Ti taglia tutto. Perché sembra un graffietto da poco, ma invece ti apre proprio la pelle. La pelle diventa come il burro. Ti si apre. Non c'è niente da fare. Poi cominci a sanguinare di brutto anche. L'altro giorno è caduto il vetro del mobile. Ecco qua. Potrebbe aver il SIED. Il vetro del mobile della TV. Fortuna che ero lontano. No, in casa il vetro crea problemi. Ecco, col SIED come minimo. Fa manda via, va, sto c'ho il SIED.
Ti dici, Mike Myers, non importa, è rank basso, mettono tutti il seed. Lo mettono e come? Ah, c'ha pure il 3. Vabbè, questo ha fatto un gancio ora. Rischio. Mi ha inculato. Non c'ha... non so se c'ha il noise, perché l'ha colpito al tier 3, ma... il gioco te lo fa sapere, mi sa. Se mai scolpisci uno col noise, però quando sta al tier 3, non lo so mica. Ah, ok, allora non ce l'ha. Il telefono. Non ha risolto nulla, eh. Oddio. Questo è matto. Questo è matto. Oh, mi vuole, eh. È matto, è impazzito. È impazzito. Fanculo tutto, voglio lui. Vai. Wi-Fi, Wi-Fi. Pensa a te, non ho manco usato il Dead Hard. Non ho manco usato il Dead Hard, invece dovevo usarlo. Meno male che dicono di voler fixare sta cosa. Vabbè, mi salvano gli altri, eh. Però il Wi-Fi. Il Wi-Fi. Wi-Fi al pallet. Non ho manco usato il Dead Hard, perché ho detto vabbè, qua non mi becca. Invece sì. E invece sì, devo usarlo. Devo usarlo. Guarda il face. Io gli faccio il face. Cioè, ma sa cos'è il borrow time questo? Mi sa che non sa manco cos'è. Non sa manco cos'è il borrow time. Che scarso. Questo sarà anche marrone, sto Myers. Mi vuole, eh? Ma cioè, mi voleva! Mi voleva a tutti i costi! Che schifo è il wifi, che schifo. Che schifo. GG, ma GG di che? 15. Greco! È il killer greco? O russo? United States, sì, certo. United States è un par di cazzi. Easy. Che build aveva? Insidioso, insidioso. Oddio. C'aveva insidioso. Che schifo di build. Oh, raccapricciante. Torniamo a giocare a killer, a meno che non c'è... ma è fantasma, mi sa che sta giocando... un po' killer, quindi... torniamo a giocare alla modalità hard di DBD, la modalità... sfavorevole. Facciamo un demogorgone, va. Così perdiamo con molta grazia. Metto questo però, vaffanculo. Non metto il Mori, però la mappa sì, vaffanculo, va. Scandaloso. La cosa più scandalosa, a parte il killer, è stato quel wifi orribile, orribile. Rollernut. Rollernut. Che nome è Rollernut? Grazie per il tuo Prime. Benvenuto nell'esercito degli Ace Gamer. Poi vorrei fare anche un Oni. Due cure? No, petardo, sembrava... no, petardo e medkit. Demoscrotone. Dovrebbe essere bella questa, eh. Dovrebbe essere bella tosta. Niente, volevo una partita un po' più pepe, ma non fa niente. No, c'aveva un rank 19. Non puoi pretendere... ma se avete sentito un actually è perché ho aperto Twitch un attimo. Non potete pretendere grosse cose se c'è un lobby, un rank 19 che tira giù la media. Almeno penso tiri giù la media, poi non lo so. Ma se uno riscatta la partita quando sei con il Dream Team, si potrebbe organizzare una privata? No, la devi riscattare quando o quando sto giocando killer o quando sono in solo. Perché non è che ora dico al Dream Team di andare a fanculo perché devo fare un game. Non posso. Grazie Bisubba anche per il risubbino. Bisubba ti risubba, secondo mese di fila. Mi sento Guzmarolo, perché? Così a caso? Ci deve essere un motivo. Mi sento Guzmarolo.
Lusdrogo, grazie per il tuo settimo mese. Welcome back, grazie del supportone. Non mi spiego come riesci a trovare match così in fretta. Perché sono rank alto da killer. Se sei rank rosso trovi subito il match. Si vede che sei rank Guzman. Ah, il killer. No, il tipo fa il killer. No, perché poi è sniperabile. No, non avrebbe senso. Perché comunque giocheresti con un vantaggio enorme. Potresti vedere che perk abbiamo, dove siamo, cosa diciamo. No, sarebbe come farci sniper a gratis dalla chat. Non ha senso. Non ha proprio senso. Bestia. No, non c'è sta cosa. Che poi dopo uno va in giro: ho battuto il Dream Team, sono bravo, dovete rispettarmi. Per forza. Tu vedi dove siamo. Non è che puoi dire no, non vi spio giù un ingiurello. Non funziona così. Però vedi, una mappa decente, tutta un'altra storia. Cioè decente per il killer. Vedi il chase quanto poco dura. E qui hai una possibilità. Se sono forti vincono uguali survivor, eh. Non è quello il problema, però appunto devono essere bravi. Almeno quel requisito c'è. A differenza della norma, quando scegli la mappa grulla per il survivor, possono vincere, certo. Hanno il vantaggio. Ancora ce l'hanno, a meno che non ha anche il Mori. Però se sono scarsi è molto più difficile che vincano, come è giusto che sia. Devo tunnelare, ma vabbè, ho visto lei, sei qual è. Scarso. 4 stack. Dovrebbe partire un Jensen. Non parte un Jensen proprio col cervello al contrario. Manco lo Zephyr. Lo Zephyr gli fa una pippa. Dai, un Jennino, non me lo fate. Quello. Mettiamo la trappola. Il portale, meglio dire. Torniamo. Vedi perché devo tornare? Basta ganci misti. Ah. No. Vabbè. Era per rompere il cazzo. Abbiamo rotto un po' il cazzo. Qua dietro. Sì. Spirit Fury, eh. Questo ha speso 10 euro per una skin. Vediamo se è bravo. Prima ha fatto il nabbo. Vediamo se ora. Quanto c'ho Spirit Fury? E ora che mi racconti di bello? Peccato per gli stack di prima. Aspetta, fammi andare qua. Stack. Vorrei aprire qualche portale, ho visto. Pure ferito, volontà di burro. No! Ti ho buggato, ma posso chiederti scusa ora? Dai, no! Lasciami stare, ti prego. Spirit Fury. Fa nonno col culo, guarda, se la tira. Questo fa nonno con le chiappe. Io faccio sissi con la testa, però, eh. Volevi! Sissi con la testa. Sissi con la testa. Secondo gancio. Nel culo. Ah. Convinto, eh. Convinto proprio. Cominciamo ad aprire qualche fottuto portale. C'era anche qualcuno qua. Vedi però che le mappe un po' meno brutte. Vedi. L'ossessione. Madonna.
Cazzo è successo? La Spirit Fury più lo Shred. Abbiamo risparmiato gli stack. Quelli hanno perso tempo a sigillare mille mele del portale. Non è un bug, non era un bug. Avevo Spirit Fury che si è sommato al potere del Demogorgone. Sarebbe stato simpatico un pop, ma non possiamo avere tutto. Rimettiamo la trappola. Ah sì? Non fa il gen? Catavanga? No! No, Catavanga! Catavanga, vai fredda, I will kill you! No, non si è caricato il fottuto lurido colpo! Il fottuto lurido colpo! Da una sega a me! E ti seguo! Zevini, no, sta seguendo me, un tunneler! Che vuole da me? Che vuole da me? È un demo birbone! Grazie del coso! Hola! Questa farebbe meglio a sta attenta che sta per schiattare. Sto per buttarlo nel Valavula, eh. Qua fiducioso di trovare un altro pallet. No, no, mossa veramente grulla, eh. Quella è morta, mi pare. Ah! Ti bugga ora. Ti bugga ora. Ucciso da un cecio. Sembra un raviolo giapponese. Sembra un raviolo giapponese, veramente. Il raviolo in questa mappa non è manco troppo male, alla fin fine. Apriamo un po' la bocca. Ah sì, è così? Vabbè, io l'appendo, va. Stanno a far gen però, eh. Come va? Ah, volevi finirlo, eh? Ecco, ecco, guarda. No! Sì! 8 stack. Saluzza. Apriamo la bocca. Sì, sì. Forza raviolo. Basement. Ah, si lascia andare. Non si divincola, si lascia portare nella merda fino al naso. Carbon jelly. No! Non importa, non importa. Se ammazzo l'ossessione mi tengo 8 stack, comunque. Cucù. Sculato. Buono. Wasted, un gen solo, poca roba. Vabbè, apriamo sto portale, comunque. Andiamo qua.
Abbiamo i portali precisi per i gen che ci sono. È proprio quello, eh. Proprio quel gen mi hanno fatto. No, ma schiamata no, vaffanculo. Ah! Il potere del raviolo. Sec. Ce l'aveva quasi fatta, svignarsela, quasi. Non è stato sufficiente, tuttavia. Oops. No, non vale, hai messo una mappa leggermente meno conveniente per noi. Non va bene così, dovevi mettere Thompson's House. Se no non va bene. L'altro è laggiù, l'ho visto, l'altro dov'è? Ho visto l'altro dov'è? Sì, sì, oddio, mi ha aggiunto gli amici? Mi ha aggiunto gli amici, mi vuole offendere, oddio. Mi vuole mandare a cacare. Boh. Sono distratto perché mi ha aggiunto gli amici. Mi vuole aggiungere ai nemici. Ai nemici proprio. Sì, ma lì non mi ha contato il colpo, hai visto? Dai, io... Boh. Stava ancora scavalcando, stava a metà finestra. Non aveva finito l'animazione. Che cazzo. Cioè, coglioni. Io spero di non dover fare così, però. Mi sa che se non faccio così si va per le lunghe, eh. Tanto è vinta, voglio dire. Perché? 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 No! No! Timo sdunzato. No, dai, lasciami andare. Quel cazzo! Col tortellino che ti lascio andare! Con il tortellino! Con il raviolo che ti lascio andare! C'è da dire che era carino il libro di Harry Potter. Non l'ho letto il libro di Harry Potter, perché non mi piace Harry Potter proprio. Ma non è che non ho letto il libro, ma non ho guardato manco i film di Harry Potter, perché non mi piace proprio Harry Potter. Due pip stavolta. Stiamo arrivando vicino al rank 1. Off 2 pro for this game. You can pass now to IRL. You have the pervert mind. Get cancer BBU. Oh, questo è da segnalare, eh. Get cancer. Get banned. Zorg, ancora sto Zorg. You're all salty. You're the psycho. Ma è fuori di testa questa. Told me to get cancer. Vado, è incazzato. No, questi hanno rosicato, eh. Hanno rosicato. Ti bugga, lo ammazzi. Get cancer, va bene. Allora, ma chi tocca? Oni. Non contento, non soddisfatto.
non felice, proprio altamente infelice del risultato. Hai visto, Cristina, che diavolati? A me non va bene, ha vinto col Demogorgone, io lo insulto, gli auguro il male, perché ha vinto ad un gioco dove tra l'altro eravamo avvantaggiati perché eravamo noi Survivor, ma non va bene uguale. Perché a me non è piaciuto e quindi no. Royal Diamond, grazie dei ben 16 mesi. Madonna, D-Sub, welcome back, un altro mese ancora. King 215 Pro che sghignazza lì e mi manda 3 euro. Il Milan ha vinto. Ecco la tua parte, Stonks. Contento, sì. Sì, il gol, il gol, il pallone che entra in porta. Qua Peroni lì così la staffa. Vede la gola che si muove proprio. Perché si sentono poi il calciatore arriva i milioni di euro. Al tifoso zero, però è una passione, oh, è una passione. Perché tra l'altro c'è gente che segue, non so, i tornei di scacchi, c'è gente che segue altre cose, c'è gente che segue il calcio. A me mi annoia, però so che anche Step segue il calcio, me l'hanno detto, C'è stata la spia. Ma a me non frega un cazzo, cioè alla fine ognuno guardasse quello che vuole. Io lo trovo alquanto noioso. Ma non per altro, ma perché mi annoia proprio vedere, guardare quel prato verde con questi puntini che si muovono, con quello che tira il calcio alla palla. Ma non mi solletica la mente, non mi piace vederlo proprio. Cioè non è che c'ho qualcosa contro, nel senso che sono contrario che accada la partita o cose, cioè semplicemente non mi piace, non mi tira ma proprio zero. E penso che alcune persone siano un po' troppo fissate col calcio, un po' troppo. Basta vedere cosa combinano alcuni hooligans, ma quello è il lato esagerato della cosa, non è che sono tutti così, Non è che sono tutti così. Riporterai Hitman, se ne esce uno nuovo, ma non penso di riportare quelle missioni che ho già finito, dai. Dai, puzzerebbe di già visto. Grazie Stocchi per l'ottavo mese, Thanos So and Gamo, grazie di Prime, da persona apprezzo l'ottavo mese. Ora devo concentrarmi sul game perché, come ben sapete, insomma, non perdono tempo a rushare questi, non perdono tempo. Facciamo una cosa inaspettata, va. Non so se se l'aspettano. Armadietto? Lo sapevo però. Ma il bello che avevo anche indovinato e spammavo anche spazio, però era safe, Non ci vuole molto. Aspetta, fa vedere sto coso. Fermi. Vabbè, abbiamo spaccato un pallet comunque. Scrive forte perché ha fatto un add-on. Tra l'altro avevo anche previsto quell'add-on. Un altro pallet. E ora? Coglione. Farmato un po' di sangue. Ti bugga ora. Fatto scoppiare. Oh, anche. Peccato che c'è l'automira. Peccato che c'è l'automira lì. Vabbè, qua hanno perso tempo col Gen, perché l'ho rimessa a zero. Eccolo là, Ace. Ma
Quasi, eh. Tutto bloccato qua, purtroppo. Troppo qua tutto bloccato. Purtroppo. Ma purtroppo per lui. Questo secondo me risquitta, se lo ammazzo. C'ho sto vago presentimento. Lo metto qua giù per mettere pressione a quel gen. Niente. Body block. Venite allora. Chiudo nel gen però. Anzi due. Ancora. Madonna. Non si poteva fare niente là. Bene, secondo stadio. Bene. Vista lì, eh. Quello potrebbe avere unbreakable, eh. No, non ha capito un cazzo. Ti bugga, non vengo, è inutile. Terraggio? Cazzo fai? Vabbè, se insisti. Ci vai te al posto suo. Vediamo se c'hanno unbreakable, va? Vediamo se ce l'hanno. Secondo me sì. Perdi tempo. Ce l'hanno, ovviamente. Però abbiamo rotto i pallet, eh. Aspetta, devo tornare là perché fanno i gen. Siamolo così, va. Che cazzo è? So dov'è. Eccolo. Ce l'hai il DS. Bene. Tutto buggato quando scende.
Però ci hanno fatto a salvarlo quell'altro, peccato. Sta nell'armadio. Sta a vedere, eh. Cosa? 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 Cos'era quello? Che cazzo era quello? Un wifi add-on. Era un wifi on. Cioè, quel perk non può essere così merdoso. Che cazzo di discorso è? Ma sei serio? Are you fucking serious? Questo è morto. Ma io boh, io boh. Io veramente. Quello va all'infinite. Non si può. Non si può. Devi farlo così perché non sono scarsi come pensi te. Sono scarsi questi. Sì, sì. Te sei scarso. Te sei scarso. Bene. Andiamo da T-Bugger. Guarda che mi sta antipatico. Vado sopra. Ti vieni. Era lì però. Stanno cercando di fare di tutto per gen rushare. Questo sono andato. L'altro sta aspettando per far il save. È un armadietto, mi sa, qua. Vedi? Vedi, vedi? Oh, tutte le volte gliel'ho indovinato. Tutte le volte gliel'ho indovinato l'armadietto. Pensate. Pensate. Vediamo se scavetta, va. Bene, coglione. Lì che si fa sissi con la testa. Bravo. Cioè pensa te, tutte le volte gliel'ho collato il head on. Ma sempre, eh? Sì, con la testa, però è morto. Cioè, alla fine. Vinta anche questa. Andiamo alla botola. Ah, è là? Io cerco la botola, però. Fottiti. Tanto, se provarci a salo, rischiavo che me la trovava davanti al naso. Meglio chiuderla. Almeno così. Uscite però, insomma. Il problema qua è che c'è la merda davanti a, al gun. Oh, ok, buono, buono.
Buono, GG. Meritata questa. Meritata questa. The Dard. T'ho preso anche col The Dard. T'ho preso anche col turno, ragazzi. Fallo ora, ti bug. Quella coscina che ti buggava pensava di vincere. Invece simpatico quanto una cartella esattoriale. Sì. Simpatico quanto un conto errato. Simpatico quanto un joypad in un'arena. Simpatico. Da far prendere fuoco al tappatino del mouse. Ha perso. Questi erano rank rossi, no? Quasi. Cioè, viola. Però non erano male. Anche questi erano dei 6 su 10, direi, di skill. Cioè, non è che ora che ho vinto devo dire no, questi erano dei 9 su 10. Questi, anche questi erano dei 6 su 10. 6 e mezzo, perché comunque quell'ace loopavano un po'. Quelli di prima manco quello. 6 e mezzo. 6 e mezzo. Dai. Non pessimi, ma neanche forti. Goduria, sì. 4 su. Ma sai cos'è l'Oni? L'Oni ha la velocità, c'ha il one shot. Tutte cose che la maiale, per esempio, non ha. È lenta come uno schifo. Può essere che se giocavo a maiala perdevo, eh. Che fine ha fatto Warcraft? Sto valutando se portarlo su normal, perché su hard mi hanno detto che anche se dovessi vincere quella missione dei non morti, le altre missioni sono ancora più difficili. Quindi pensa te quanto è infimo come gioco su hard. E poi c'è un'altra cosa da dire su Warcraft. C'ha diversi bug, anche gravi. Voglio aspettare che lo patchino un po' meglio, perché andando più in là rischio di sfanculizzarmi per altri motivi. È pieno di bug. Sono i bug della peggiore specie. Sinceramente non mi va di sclerarci troppo, a meno che non fixino almeno parte di queste cose. Allora, ci facciamo un Leatherface. È da rivedere quelle don wifi. Madonna, cioè, stava rientrando dentro l'armadietto. M'ha contato le don di prima, di quando era uscita. 3 volte su 3 ho indovinato l'armadio. E 3 volte su 3 mi sono beccato le don. No, 2 volte su 3 mi sono beccato le don wifi. No, la prima no, la prima perché non ha contato prima il suo input rispetto al mio. Però avevo comunque indovinato le don. L'ho detto, ha detto ora c'hai donne, ce l'aveva. Ma quelle leviamo insidioso, che non si può vedere insidioso, dai. Mettiamo un pop. Un intervento corrotto e pop, va, direi. Una build un po' più normale. Ernoid. Che zia. Sono i survival. Arnoid non ce lo voglio. Un bamboozle. Forse è un bamboozle. Bamboozle, dai. Madonna ragazzi. JustRed99, grazie del tier 1. Loffo25, grazie del Prime. Benvenuti nell'esercito degli Ace Gamer. DarkCispi24, che fai? T'incispichi di già? Secondo mese, fiero di essere con lei anche se solo da 2 mesi. Solo. Mica... Il tempo mica te lo puoi inventare. Intanto si inizia con la fierezza. Poi la puoi sempre far continuare questa fierezza, eh? Ci abbiamo il santo anche col 4° sub. Welcome back il santo. Sager 8 col 5° mese. Zebone state of mind. Grazie ragazzi. Un'altra volta sta mappa. La 3ª volta mi esce stasera, mi pare. Secondo o terza. Ecco, a cercare un gen, guarda. Cazzo è andato.
Grazie alle pannocchie. Oh. Peccato, magari lo raggiungevo. Lì c'è il cow loop. Un pallet col cow loop. Difficile stare a sto posto, eh. Ma non si fai così. Mamma mia, che fiducia che hai riposto in quel nascondiglio. Hai riposto proprio fiducia. Fatto male, ragazzo mio. Bastava loopare. Bastava loopare il cow loop e sto pallet. Questo è il punto più forte della mappa. C'è anche un pallet là. Madonna. Aspetta, ma... Sì, sì, è pieno di pallet. Te la sei giocata da culo. Te la sei giocata da nespola. Da nespola. C'è qualcuno. Si è allontanato però. Eccolo. Non fanno, non c'è il DS. Non c'è il DS tanto. Nespola. Ah, Nespola! Nespola, Nespola, Nespola. Io me ne vado. Io me ne vado, perché mai tane è nato. Io me ne vado, io me ne vado, perché mi hai tanelato. Non l'ha buttato il pallet però, questo. Io me ne vado. Non me ne frega un cazzo della penalità. Affanculo, zizi. Vedi, ha fatto bene a mettere il bambuso, rompiamo prima il pallet. Ha sentito il suono, peccato. Mi ne frega un cazzo della penalità. Vaffanculo tutti qua, mandavi di qua. Questo gioco brutto, giocaci tu. Ne vati di mezzo, vattene a fanculo. Senza quel Dead Adder sarebbe stato ammazzato lì per lì. È un pallet finder. Pezzo di merda. Vabbè, siccome ha scavettato quello, mi posso permettermi il lusso del tunneling. Mind game. Ho fatto finta di fare finta. Ci ha cascato. Mind game a due livelli io ho fatto. Ho fatto il mind game di cambiare rotta e non ho cambiato rotta. Quindi il doppio mind game. Ah. Smoothed. Però non è stato male, eh. No, quello è stato un chest, di tutto rispetto, dai. Guarda come rushano i caimani. Guardalo! T'ho visto, sai. Meno male che ho messo il pop. Io me ne vedo. Accamperato, sa dov'è. Quello torna al gen, ora. Che fa, se lo cura? Sì. L'ha già curato. T-Wall. Potrebbe far gen Jeff. Però se sprecano troppi pallet early, sta mappa diventa velenosa. C'è un'altra qua. C'è il Dead Hard. Devo usare ora. Pregato. Salvato il gen, mi sa. Fa il gen, mi sa. No, non lo fai il gen. Mm-hmm.
Bene, bene. O per fare un gen. Hai visto che salvataggio al gen? Hai visto che cazzo di salvataggio che ho fatto sto gen? Eh? Hai visto? Bruciapelo, eh? Right? Che ci racconti? Che ci dici? Ti sei allontanato un po' o no? Ma si è sorto il problema. No, non vale fare cose però, eh? Lo stavi prendendo, ormai lo prendi. Eh no, guarda che scavetto, eh. Non va bene. Lo stavi alzando e poi hai alzato però. Vai in culo. Non c'è un breakable quello, non penso. Ma è pallet camp, io pallet camp però, eh. È una tattica vincente, eh. Infatti scherzi, a volte lo è, eh. Se ci sono tanti pallet. Io luppo il lato debole perché sono un bravo survivor. Luppo il lato quello piccolo perché quello lungo è troppo efficiente. Allora non lo luppo. Questa è una fava. Easy. Salavula. Lo sta a terra. Potrebbe farmi 96%, eh. Madò, se lo fa. Guarda che ti faccio il 96%. Bene, con quei capelli illegali che c'hai. Bene. Questa di cazzo col 4%. No, che tarzanello di merda. Strisci pure. Divincola sto cazzo. Fallora 96%, fallora 96%. Fallo, prova a farlo, mi sa che ora non funziona più, eh. 96%, cavetto pure qua, lurido, con la chiave qua, guardalo, con la chiave. Madonna. 15 euro, da Just Red, 99, guarda un po' che gentilezza. Qualcosa che stava vedendo gli sta piacendo. Grazie Zeb per le serate live che fai. Ti seguo ormai da 5 anni. Ho voluto farti un piccolo regalino. Bene, molto generoso. Che non è manco piccolo per niente sto regalino. Continua così e buona live. Buona live, sì. 781.000, Boh, facciamoci uno spirito, va, così almeno si cazzano.
Ah no, vabbè, siamo fuori orario. Dai ragazzi, ho perso totalmente sensazione del tempo, eh. Si vede, quando ti diverti a fare il culo ai Survivor. Ho già sforato di ben 20 minuti. Che dire, grazie per avermi seguito anche stasera con un po' di lerciume che vedrete anche domani. Non ci fraintendiamo, non lo stesso lerciume di stasera. Altro lerciume, nuovo, fresco, appena uscito dal buco di culo di Steam. Bello il paragone, vero? Insomma, ne vedremo delle belle su DBD pure. Su DBD pure, che mi hanno detto che sta per uscire la public test build con tutte le novità che vi ho raccontato prima di iniziare a giocare stasera. Perciò mi raccomando, domani non mancate, perché è una giornata un po' diversa dalle altre. Infatti potrei forse iniziare direttamente da DBD e poi magari fare il lerciume dopo, però non credo, vedremo. Comunque una serata, una fiera sarà, eh. Grazie a tutti per la partecipazione, grazie a Castoro Games per i 12 mesi, un anno intero. Just Red aveva fatto il tier 1, quindi a lui devo dare il benvenuto, oltre al ringraziamento per la donazione, che apprezzo ovviamente. Grazie per essere unito a noi, Elvezzi Vizi, mezz'anno, 6 mesi, bella Zeb, sto guzmarando alla grande. Poi c'era Xager Hate col quinto mese, che ho ringraziato, bene, ce l'ho fatta, bene, perché ci tengo a fare del mio meglio a leggere tutti i sub, nel limite del possibile. Adesso però vi lascio in buone mani, ostandovi il fantasma delle nevi, anche lui sta guzmarolando su DBD. E con questo vi do la buona notte, vi do appuntamento a domani. E come sempre, fate i bravi, mi raccomando. Ciao.